Let's Mobility Radio, sono Daniele Invernizzi di AV Now, è uno spazio di confronto B2B perché in questi due giorni di kermesse milanese un grande successo di pubblico, un grande successo dal punto di vista congressuale, perché poi Let's Mobility alla fine è veramente uno spazio di confronto, un laboratorio che lavora per ben 363 giorni all'anno attendendo poi la edizione successiva per fare il punto della situazione. È stato veramente un grande successo di un'offerta congressuale di alto livello e un aggregatore di esperienze. Bene, iniziamo questa puntata di approfondimento di questa due giorni di Kermesse Milanese ascoltando le parole dell'assessore ai trasporti di Milano Marco Granelli, che fa un po' il punto della situazione su area C, area B e tutto quello che è stato l'aiuto della città nei confronti della mobilità elettrica. Dopodiché andremo a vedere alcuni flash di approfondimenti registrati con tanti amici della mobilità elettrica non solo italiana ma anche internazionale. Ebbene, EV Now vi dà il benvenuto a questa nuova puntata di That's Mobility Radio. A dare la differenziazione, dare una priorità all'elettrico, delle convenienze al sistema elettrico rispetto al resto. A gennaio 2019 partirà l'area B, quindi... Dunque dal 21 gennaio 2019 parte area B, andiamo a vedere come funziona. Area B è formata da ben 186 punti di accesso e si estende veramente intorno a Milano, poi alla fine include al massimo il territorio e la popolazione residente. Il divieto di accesso sarà per i veicoli maggiormente inquinanti dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 esclusi i festivi. Dopodiché saranno anche fermati i veicoli ingombranti, quindi quelli superiori ai 12 metri, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, anche qui esclusi i festivi, e poi ci sarà invece un accesso controllato e un monitoraggio di tutti i veicoli che trasportano merci pericolose. Ricordiamo che area B limita l'accesso ai veicoli più vecchi e più inquinanti, consentendo l'accesso solo negli orari di utilizzo meno intenso e frequente. Per questo è un po' definita come equa, perché non penalizza l'accesso occasionale, ma è anche un'area efficace perché interviene poi sul 65% delle emissioni atmosferiche annue prodotte oggi dal traffico veicolare. Nei primi 4 anni le emissioni di PM10 si ridurranno praticamente della metà, di 15 tonnellate. Stiamo poi parlando dei NOx, l'accelerazione avviene tra il 2023 e il 2026 dell'11% ogni anno, quindi tra il 2019 e il 2022 la diminuzione solo dei NOx sarà del 4-5% all'anno. E questo dobbiamo però farlo insieme, poi abbiamo bisogno di soggetti come voi che poi sappiano mettere a disposizione degli operatori, in questo caso chi si deve muovere, delle risposte pronte, funzionanti, performanti. E nelle nostre chiacchierate durante Dez Mobility abbiamo incontrato un altro amico, un'altra azienda che abbiamo conosciuto proprio dagli inizi insieme a Luca Secco, è Alessandro Marsilio, che è il co-founder e il presidente di Drivee. Drivee de Vat Ira, questo è lo slogan dell'azienda che adesso Alessandro ci aiuterà a conoscere. Ma Drivee in realtà è nata proprio con lo scopo di fare in modo che la mobilità elettrica fosse facile da usare. Sapevamo benissimo, perché siamo appunto nati dal fotovoltaico, con le prime esperienze addirittura già nel 2008 a Berlino per la società multinazionale per la quale lavoravamo, che la combinata del fotovoltaico con la mobilità elettrica era vincente. Però c'era un tema culturale fortissimo, di cambiamento culturale, per cui se anche l'utilizzo della mobilità elettrica fosse stato complicato, ovviamente non sarebbe mai potuto sarebbe stato un freno enorme. E quindi noi abbiamo lavorato come dei matti proprio per fare in modo che fosse facile da usare, e devo dire sinceramente che l'obiettivo è stato raggiunto. Fantastico, quindi è raggiunto. A che anno siete voi di attività? È ormai è il quarto. Quarto più uno di pura ricerca dentro al garage, classica, proprio sotto proprio alla copertina. Esatto, alla copertina maniera, nella taverna del mio socio ci ho messi la... È vera sta storia, dico garage. No, me la devi raccontare. Però sì, no, nel senso che è nato tutto lì e quindi volevamo, poi sai, un po' il team era tutto fatto da ingegneri, per cui eravamo abituati a non dire niente prima di avere tutto pronto. Alla fine, quando siamo arrivati a avere pronto la soluzione, siamo usciti sul mercato. Cosa fate oggi? Oggi facciamo sostanzialmente
forniamo tutta la tecnologia per la mobilità sostenibile, la mobilità elettrica, quindi stazioni di ricarica con piattaforma intelligente, e soprattutto quello che abbiamo visto essere fondamentale è l'attenzione all'utente finale. Sì. L'utente finale che ha bisogno di essere guidato, rassicurato, la colonnina deve essere affidabile, perché non ci si può trovare alle 8 di sera con l'impossibilità di chiamare un numero verde e di avere una risposta dall'altra parte tecnica o una soluzione del problema anche a distanza. Quindi abbiamo lavorato su quello, quindi noi sostanzialmente forniamo sia il cliente finale, che può essere il centro commerciale, l'albergo, la struttura che voglia dotarsi di rete di infrastruttura di ricarica, o anche i soggetti che vogliono investire sulla infrastruttura di ricarica, che hanno bisogno di un'infrastruttura e di un sostegno e fornitura tecnologica di alto livello per, esatto, quindi di un accompagnamento anche professionale, esatto, a quella che può essere la mia soluzione. Io e anche da me in contractor, anche da me in contractor, quindi chiavi in mano, installazione e soprattutto manutenzione e gestione dell'utente finale, che è la parte più complicata, perché alla fine se ci arriva appunto la telefonata non puoi permetterti di mandare fuori un omino, devi essere in grado di attraverso la piattaforma intelligente di risolvere il problema anche da remoto. Qual è il limite più importante in questo momento nell'infrastruttura di ricarica? Ma il limite dell'infrastruttura, secondo me, è la poca affidabilità in generale. Perfetto. E invece qual è una delle cose, mi devi dare un'anticipazione o un dove andremo? Cioè, da qui a tot noi stiamo per fare? Noi stiamo per fare l'integrazione tra appunto il cosiddetto vehicle to home. Perché purtroppo se ne sente molto parlare. Sì, ne parlano tutti. Sembra che sia una tecnologia ma alla portata di tutti. In realtà ci manca un pezzo, tutta la parte di gestione della parte auto. E allora noi, voi perché ci conosci, siamo nati anche insieme, se vogliamo, sul lato del retrofit. Questo retrofit, che può avere o no degli sviluppi commerciali importanti in futuro, quello che ci serve, sicuramente ci è servito, è avere il know-how specifico per poter gestire il vehicle to grid, il vehicle to home prima, il vehicle to grid quando e questo ci permette di poterlo gestire, perché gestiamo anche la parte interna dell'auto. Hai visto l'e-mobility report del Politecnico? Sì. Due impressioni così a caldissimo. Prima è effettivamente il total cost of ownership, che è effettivamente, si vede benissimo che fissa il prezzo delle auto, cioè è un po' come quando facevamo in tempi di rientro del fotovoltaico, cioè fissavi il prezzo dell'impianto per avere un tempo di rientro adeguato. Quindi secondo me c'è molto spazio di calo del costo. Non mi aspetto che questo lo debba fare la politica, sappiamo quanto ci sia bisogno di tenere bene a mente i bilanci e i parametri, però le case automobilistiche ovviamente adesso giustamente ne hanno talmente pochi pezzi che la domanda supera l'offerta, non avrebbe senso un calo del prezzo. Mi aspetto invece che ci sia da parte loro un calo importante. Dall'altra parte sto vedendo un'infrastruttura di ricarica che sta crescendo e che quindi toglie anche questa ansia, questa paura da parte degli utenti di avere i punti di ricarica diffusi, tant'è che vediamo spesso noi degli utenti che scoprono che ci sono le colonnine che abbiamo installato e dicono: ah caspita, allora quasi quasi allora a questo punto me la compro. Esatto. È uno stimolo che abbiamo visto in un paese per esempio come Schio, che ormai cominciamo, sì, è uno dei paesi più elettrificati d'Italia dal punto di vista delle colonnine, ci sono tanti utenti nuovi, cioè, sì, lo vediamo noi da chi ricarica dalla nostra piattaforma, vediamo che sono utenti nuovi, non sono sempre quelli. Perché quando tu vedi un distributore di carburante non ti viene voglia di acquistare un'auto a benzina, quando vedi una colonnina con Alessandro viene, comunque abbiamo visto questa cosa, allora, voglia di acquistare l'auto elettrica quando magari vedi una colonnina installata, grazie, nella tua veramente città, grazie, quindi ci è sentiamo una prestissimo, emulazione. Ciao, positiva. Ciao. Sotto un certo punto di vista è importante poi ovviamente anche il fronte delle batterie, molti si spaventano pensando che dovranno cambiare chissà quando il loro pacco batterie. Ne abbiamo parlato con Paolo e con una chiamata tramite una chiamata telefonica che andremo a sentire di un carissimo amico. La, mi senti? Eccomi. Alla grande. Oh. Stiamo discutendo con il nostro mitico Paolo Albo di Tecnolario. Prima una cosa interessantissima, lo dicevi, tu sei da 10 anni in questo settore. Sì, quasi, l'anno prossimo. 2009-2019. Corretto. È parecchio. Quindi oggi ci ritroviamo qua a discutere di batterie. Prima siamo i vecchi. Stiamo facendo i nerd della batteria. Perché? Il tema è interessantissimo. Parliamo di batterie enormi di una delle case più conosciute, senza fare nomi. No. Però il tuo
cruccio potrebbe essere quello che ci sarà un drop della capacità della batteria, ma me lo aspetto, nel senso che è fisiologico di tutte le batterie. Il problema che cos'è? Che ogni tecnologia di batteria chiaramente ha il suo calo fisiologico nel corso della vita, e c'è chi ce l'ha più dolce, c'è chi ce l'ha più repentino, no? Adesso non entro nel tecnico, anche perché non è il mio, quindi non ricordo di preciso com'è quello del litio rispetto a quello del piombo, eccetera eccetera, però è facile che dopo tot anni, e qui si può parlare anche di tempo, nel senso che possiamo considerare un ciclo al giorno, si possa avere un drop pesante, ecco, della capacità. È stra interessante, perché ovviamente un drop del genere ci aspettiamo tutti, ad esempio, dalla vita del motore, che sia di almeno 1 milione di chilometri, se ne parla sempre. Addirittura Tesla poco tempo fa ha parlato proprio delle nuove power unit, che sono studiate per almeno quasi 2 milioni di chilometri, quelle cose enormi, e ovviamente non ci si aspetta che muoia prima la batteria. Uno dice, beh, di solito dovrebbe essere più stressato il motore, invece no, è quello. Allora, in realtà la prima a andarsene è sempre l'elettronica, quindi qui in questo caso poi l'elettrochimica, esatto, una materia veramente complessa. Proviamo a fare una chiamata in diretta al nostro amico Gennaro, il grandissimo Gennaro, e sentiamo un pochettino che se lui c'è e ci risponde. Vediamo. Ecco. Sono gli scherzi che si fanno per tardi. Adesso facciamo uno scherzo. Ciao, dimmi. Ciao, una cosa velocissima. A quanti chilometri sei arrivato? 3,84. Me lo sai dire al volo quanto hai perso? L'ho perso 15%, 9%. Grande Gennaro, grazie. Bene, è sempre interessante, bisogna capire, anno per anno dobbiamo trovarci qui a fare la stessa chiamata. L'anno prossimo capire quanto... Siamo a 3,84, un 10%, esatto. Quindi ci aspettiamo un drop, magari verso 500.000 di chilometri. Bisognerebbe fare uno studio sul litio e capire come funziona, o meglio, ci sarà chi starà magari ascoltando un giorno. Gli elettrochimici, ecco, gli elettrochimici all'ascolto, sappiano che qui c'è da mangiare, nel senso che a noi interessa sapere tantissimo. 10% di perdita, è un bel risultato. Che endotermica sarebbe andata. Mercedes affidabilissima, 384, 16 la cambiata. Assolutamente sì. E cosa avete portato a Dez Mobility? No, abbiamo portato tutta la nostra gamma, come sempre. Noi siamo probabilmente l'unico stand con una selva di colonnine invece che averne una sola. Quest'anno abbiamo anche un prototipo di terra. Sì, di ABB. Quindi parliamo di corrente continua, Tecnolario mi entra nella continua. Assolutamente sì. Entra nella continua. Sì, no, in realtà ci siamo da parecchio, ma poi alla fine questo tipo di applicazione va quasi sempre in diretta da parte del produttore, quindi è difficile esserci dentro, e invece adesso ci siamo a pieno titolo, quindi fantastico. Siamo contenti. Bene. E ringraziamo Vivi di questo regalo. Parentesi veloce sull'accumulo: la vostra soluzione sull'accumulo è molto interessante, perché è un sistema modulare. Sì. Quindi io posso partire da, quant'è la taglio minimo? 2,4 kW e salire. E salire all'industriale. Sì, allora in realtà poi noi abbiamo diversi sistemi, perché dipendentemente da prezzo, ma soprattutto affidabilità e sostenibilità, abbiamo introdotto diversi sistemi, dal sistema DC, sicuramente più efficiente ma un pochino più scorbutico dal punto di vista della normativa, ai sistemi AC invece, quindi dopo l'inverter, sicuramente più semplici, ma che chiaramente hanno un doppio passaggio di conversione, quindi diventano meno efficienti, all'inverter ibrido, che è il massimo, che però non va bene sul retrofit, altrimenti vai a sostituire l'inverter. Quindi abbiamo un po' di tutto, in maniera sempre comunque modulare, flessibile sul mercato, perché serve sempre. 10 anni di esperienza, ci incontriamo sempre, sei una persona straordinariamente preparata. Oggi hai visto l'e-mobility report, una battuta. Questa relazione in particolare è sempre fatta benissimo, anzitutto è un approccio ingegneristico, e quindi dà i numeri della ciccia, quindi sono le cose che mi piacciono. Hanno fatto vedere una slide che io avevo preparato identica ormai 5 anni fa, su un rapporto, un confronto che c'è fra l'elettrico e l'equivalente termico, in regime di incentivo, con 5-6 mila euro di incentivo, tempi di ritorno 4 anni, quindi questa cosa
E mi fa piacere anzitutto perché l'avevamo vista giusta. E poi mi fa piacere perché vuol dire che se arrivano gli incentivi si comincia a volare. Grande Paolo, grazie. Grazie a te. Ciao. Alla prossima. Ciao. Bene, con Paolo abbiamo chiacchierato un po' di batterie, dell'aspettativa di vita delle batterie, e ora andiamo a parlare con Ludmilla Racchenko e Andrea Cavalieri Ducati. Parliamo un po' di arte e anche di stile di guida. Buongiorno, sono Ludmilla Racchenko, artista e pop designer. Andrea Cavalieri Ducati, buongiorno e grazie dell'invito. Allora, due battute veloci, perché quando si parla di mobilità, spesso si parla di mobilità in senso lato, sì, ma come bella, dovrebbe essere sicura, dobbiamo avere i veicoli sempre più sicuri, si parla addirittura di guida autonoma, la guida autonoma è una cosa eccezionale, ma la guida c'è sempre e ancora l'uomo, giusto? Certo. Quindi non c'è ancora un computer alla assolutamente guida, okay? E l'uomo sbaglia parecchio. Sì, devo dire che l'elettronica ci ha sicuramente da una parte aiutato molto, dall'altra io dico sempre che insomma rimpiango tutto quello che c'era e c'è ancora di meccanico. In questo caso introduco io l'argomento perché poi insomma parliamo di essere umano. Tutto nasce grazie a Motomorphosis, che è questa associazione che ho creato 10 anni fa, con cui sensibilizzo con un percorso nelle scuole, per cui dalle scuole materne fino all'università, accompagnato qualunque genere di età, accompagnato da o polizia di Stato o polizie locali o arma dei carabinieri, i futuri attori della strada. Per cui io parlo di semplice educazione civica, per cui come ci si comporta nella vita rapportato alla convivenza stradale. Dico sempre che essere educati significa disturbare il prossimo meno possibile, per cui faccio sempre degli esempi banali: se devi girare metti la freccia in modo tale che io so dove vai e non mi intralci. Stessa cosa avviene, penso, nella vita di tutti i giorni. Io per piacere e grazie sono due parole che sento sempre meno pronunciare e questo a me dispiace. Poi più invecchi più diventi romantico. Il è vero, tutto... si sta perdendo un pochettino la ma forma. Certo. Alla guida siamo i peggiori. Allora dell'Italia si dice sempre, quando mi ha visto guidare a volte ho detto wow, perché anch'io sono abbastanza rispettoso. Certo, mi piace guidare l'auto, io guido solo elettrico e guido abbastanza auto elettriche spinte, però sicuramente ci vedono molto come quelli un po' irrispettosi. E invece il galateo alla guida è anche un modo per rapportarsi agli altri, quindi dimmi come guidi e ti dirò chi sei. Ah sì, questo comunque aiuta intanto la sicurezza, ma soprattutto quello che dico, e da lì entriamo nell'ambito di quello a cui stiamo partecipando, la mobilità stessa, per cui tutto secondo me viene semplificato, un po' come nella vita, no? Cioè, ripeto, se si è educati trovo che tutto risulti più intanto piacevole. Funziona più veloce. Esatto. Assolutamente. La forma, anche il modo di rapportarsi agli altri in modo educato, poi ti permette anche di essere più spigliati e di fare cose anche più belle, no? Bellissime parole, però ogni tanto è difficile condividerle, certo, perché ti trovi in una situazione quando magari c'è la macchina, quella che porta l'immondizia, sì, deve portare i bambini ad asilo, poi c'è una signora col cappello ovviamente che sta parcheggiando la macchina, e quindi io sono abbastanza aggressiva nella guida, sì, cercando di essere educata, e quando apro il finestrino uso il sorriso. Cos'è? Dentro la macchina. Sorriso, cioè, da come la stai raccontando mi sa che dentro la macchina succede di tutto. Devo stare attenta, devo, sì, dire, e devo seguire comunque le regole di Andrea perché sono con i bambini. Certo. Spesso e volentieri vengo ripreso dai miei stessi partner, sì, in primis le istituzioni, per cui polizia, perché sanno che, considera intanto che io faccio quasi 100.000 km all'anno, più fai, meglio fai, no? È così. Per cui è normale che rispetto a uno che usa la macchina il sabato e la domenica, non dico, hai più dimestichezza. Sei più quello che dice Ludmilla è vero, perché anch'io sono isterico, pazzo, però se sei comunque alla base educato, anche essere isterico, pazzo ti risulta essere più, ripeto, semplice, è più... Così. Nessuno ti dice che non puoi essere nervoso, figures, cioè... Ludmilla, tu cosa guidi?
Io guido l'Evoque di Range Rover. Ecco. Sì, però il mondo di guida è proprio a sé. Io rappresento quella parte di donne un po' che fanno l'eccezione. Sì. Mi faccio i complimenti da sola. A te piace di solito le bionde sono le peggiori. Le bionde e gli uomini col cappello sono i peggiori. L'uomo col cappello è proprio un segno distintivo. Se vedi nel vetro che ha il cappello, bisogna stare attenti, perché sicuramente magari è un guidatore un tantino. Esatto, però mi piace tantissimo guidare la macchina, mi piace parcheggiare. Mi offendo, mi offendo quando gli uomini si propongono di darmi una mano per fare la manovra. La fai tu, perché mi piace parcheggiare, credimi, è una delle prime volte che lo sento. Neanche bravissima a parcheggiare, due mosse la macchina parcheggia. Sì, ma anche perché la macchina parcheggiata solo è per quello che... Ecco perché le piace. Non è vero, mi piace non vedere è vero. Come parcheggia. Bene, bene. Il vostro rapporto in generale con l'auto elettrica? Sì, sì, il mio marito ha una Volvo che è metà elettrica, un ibrido. Già c'è. E io lo trovo questa idea intelligentissima, perché comunque viviamo in una scatola che riempiamo noi stessi con tutti gli scarti, diciamo, che produciamo noi stessi. Quindi secondo me, se la Range Rover producesse una macchina elettrica, una bella macchina elettrica come già il Range Rover, però elettrico, ovviamente. Esatto, allora la promuoverei alla grande, è una bellissima capito? Idea. Rifacciamo il messaggio, lo spot Range Rover. Range Rover, mi raccomando, vi do un anno per inventare una macchina elettrica, perché tra due anni io dovrei, diciamo, cambiare e capire ad persona, però questo appello, esatto. Quindi se non vogliono perdere una bionda alla guida come me, inventate il motore elettrico. Tesla è una grande macchina, se è anche bello confortevole, diciamo. Lo è assolutamente. Allora, io ho due figlie. Eva sta quasi smettendo di usare il seggiolone, e li stiamo, però stiamo sempre usando la cintura. Poi esiste un triangolo, e lo consiglio a tutte le madri, che riduce la cintura e dà la possibilità di non usare il seggiolone. E invece il bimbo, ovviamente, nel suo ovetto legato alla cintura con la macchina dietro o davanti, però davanti si disabilita il airbag. Apro l'argomento della distrazione. È una cosa che mi è rimasta impressa, e lì apriamo l'argomento dell'uso di questi maledetti cellulari, che un veicolo a 40 km orari in un secondo percorre 13 metri. In un secondo. Per cui quando ne parliamo ai ragazzi, diciamo che ora che prendi il telefonino lo sblocchi, lascia stare che ci siano Bluetooth. Una prova reale, lo sblocchi, ecco, e sono già passati due secondi. Chi di noi va a 40? Sì, vai a 40 magari in città. Esatto, quindi siamo bravissimi, stiamo andando a 40. Immaginiamo che siamo su una provinciale, minimo fai 65 o 70, per cui in 3 secondi hai già fatto 200 metri. Immaginati cosa può succedere in quei 200 metri. Ecco, sono le cose che ti lasciano. Poi, tornando al discorso che facevi prima tu, nella giornata di stress siamo tutti, prendi, guarda, chiaramente sono cose a cui non pensi, no? Però ecco, sono quelle cose su cui ogni tanto, se ci si riflette, poi alla fine capisci che impariamo, quando entriamo in macchina, a coprire lo schermo e a metterlo via, ecco. Sì. Maledetti telefoni. Ti capita? Dillo se sei peccatrice, dai. Sì, siamo mi capita. Solitamente uso viva voce. In macchina, e se ho la possibilità io chiamo e parlo con le persone, perché nella vita reale noi usiamo il text. Il text, che è interpretabile, che fa un sacco fraintendimenti, il messaggino è un qualcosa di impersonale, quindi tu dici meglio parlare alle persone. Certo, o per esempio in macchina mi capita di registrare un voice message, e come si dice adesso. E comunque la chiamata sempre è la migliore. Sì, la chiamata è sempre la migliore. Però noi purtroppo viviamo in questa epoca quando uno è incasinato non può rispondere, quindi il messaggio vocale ti dà subito l'input del tono che usi con una persona, c'è poco fraintendimento quando una persona lo ascolta e quando gli serve. Quindi secondo me
maledetti telefoni, ma hanno anche la possibilità di usarli in una maniera giusta. Ma perché non lanciamo tipo il sabato del messaggio? Nel senso che sospendiamo, ci sono alcune aziende che sospendono durante la settimana l'uso dell'email, incentivando invece la chiamata telefonica, perché dici in questo modo vi capite di più e fate più relazione. Bisognerebbe istituire una giornata in cui in macchina uno si prende la briga di non rispondere mai ai messaggi, ma di fare le chiamate. Quindi invece di rispondere a un messaggio, chiama quella persona a cui volevi scrivere. Chissà quale casistica avremmo di incidenti in meno, perché micro tamponamenti, macro tamponamenti, grandi incidenti, quante volte passiamo di fianco a una macchina, magari in autostrada, prima parlavamo dei 40 km orari, invece c'è gente che ha 130, e lì tu vedi, prima cosa ti sorpassa ed è al telefono. Guarda, vedo delle scene veramente indecenti, peraltro Ludmilla lo sa, però ne parlavamo poco prima, io sono molto diretto, al di là che amo il rapporto interpersonale, per cui se posso anche clienti li vado a trovare dalla parte opposta del mondo, il messaggino sì, però io chiamo, cioè ti devo parlare, perché certo. Poi anche il testo, come dicevi tu, spesso e volentieri porta a un'interpretazione sbagliata. Magari io ti scrivo, non so, una frase che può, ripeto, esatto, a livello di tonalità, quasi ti arrabbi, no? Beh, io non volevo farti arrabbiare. Noi parliamo con voice message quando dobbiamo dirci le cose. In questo modo non vi fraintendete. Questo è un bel messaggio che può aiutare un po' anche la sicurezza stradale. Scrivete di meno e fate una chiamata. Piuttosto che mandare quel messaggio, chiamate. Adesso non so se l'avete visto, ma secondo me la polizia ha tirato fuori una bellissima proposta che non so se diventerà legge o operativa, che capita l'incidente, ti beccano che è stato dovuto all'uso del cellulare, requisito il cellulare, ma loro l'hanno proposto per un anno. Cioè io glielo porterei via per un anno. Su incidenti molto gravi il telefono comunque viene sequestrato, certo, per l'indagine, quello sicuramente è una cosa importantissima, sappiatelo quando vi mettete alla guida. Abbiamo lanciato dei messaggi, uno quello sociale, socializzate di più, fate una bella chiamata, si sente il tono della vostra voce, è più bello chiamarsi. Due, scrivete di meno e quindi usate di più la chiamata. E tre, viaggiate sicuri, cinture dietro, bene i bambini assicurati, bella anche la tecnica, il triangolo si chiama, quindi si può utilizzare un sistema di ritenuta aggiuntivo. È bellissimo il vostro lavoro, se vuoi dare un appuntamento magari dei vostri. Ah, se posso, Dani, volevo... allora, Ludmilla è qui perché fatto quello che è il percorso educativo formativo, il tutto è legato a una parte ludica. Ok. Io dico sempre che dai ragazzi, per attirare ad avere maggiore attenzione, devi farli divertire, perché sennò se vai lì e imponi, ottieni. Si perde l'attenzione. Per cui l'idea qual è stata? Ho fatto disegnare una moto futurista, che è una maquette uguale per tutte, che rimane da un designer che si chiama Pino Spagnolo, lo cito sempre perché ci conosciamo da lunga data ed è, trovo, molto bravo. Su questa maquette tutti gli anni esiste un concorso estetico, per cui che siano le scuole, adesso quest'anno ho lavorato con gli istituti di design, per cui vengono fatte delle proposte grafiche, estetiche, e il vincitore, se l'avete realizzata, in vetroresina. Per comunque far rumore e promuovere quello che facciamo, perché poi l'associazione non ha scopo di lucro, ho coinvolto artisti come Ludmilla, ma in passato anche altri con cui ho fatto una mostra in triennale, che a cui ho dato più o meno un input su quello che fa l'educazione dell'associazione, e loro si sono sbizzarriti, per cui Ludmilla, ci siamo conosciuti alla triennale, già mi piace come una pazza scatenata come me, in più mi piace quello che fa, gli ho detto ciao, sbizzarrisciti con la tua creatività, per cui la moto che c'è esposta è una sua opera, al di là di quello che fa abitualmente. È così nata la motamorfosis, amore, come il rapporto tra uomo e donna, senza nulla togliere agli altri tipi di rapporti, però diciamo la moto l'ho vista come lui e lei, gli uomini vengano da Marte e le donne vengano da Venere. La differenza tra uomo e donna, infatti una parte della moto è dedicata agli uomini con tutti gli oggetti, diciamo, trattando pop art, io rivolgo sempre l'attenzione agli oggetti di consumo, donne, orologi, alcol, di tutto e di più, motori ovviamente, e dall'altra parte femminile, fashion, gioielli, chiacchiere, eccetera eccetera.
Quindi ho diviso un po' la parte maschile e femminile, che insieme comunque forma l'amore per il quale noi viviamo in questo mondo. Bellissime le vostre iniziative, che vi seguiremo. Mi permetterò di chiamare, assolutamente. Vi inviteremo a le prossime, perché insomma siamo partiti da 2 anni, ma mi auguro di avere nuove e ulteriori. Abbiamo già in ballo un po' di idee, per cui eventi ce ne sono, per cui con piacere, visto considerato che, ripeto, educazione, mobilità, sostenibilità, sicurezza. E sicurezza. Grazie veramente del vostro contributo. Adesso ci faremo la foto di rito insieme. Grazie a voi che ci avete ascoltato. A prestissimo. Grazie. Grazie, ciao. Quindi è tutta energia, beh, viene proprio da dire Yes Energy, e sono gli amici proprio di Yes Energy a parlarci di energia con qualche novità. È una startup innovativa nata nel 2016. Dal 2016 ci siamo accorti di ciò che c'era, pezzi di ferro in quel momento sul territorio, e abbiamo cercato col nostro know-how, un know-how digital oriented nel concetto proprio di dare un servizio al cliente, quindi creare un concetto di hardware innovativo certamente, ma di software, dove c'è stato poi lo studio e l'investimento prioritario. Non nascondo che mobilità elettrica è molto di più, e quindi in aprile del 2018 abbiamo conosciuto, e subito devo dire c'è stata una sinergia fortissima di intellettuale prima che fisica con Friem e Lorenzo Carnelli, che devo ammettere mi ha stupito, perché è un'azienda italianissima da 70 anni sul mercato e con uno sguardo al mondo. Devo ammettere, fortissimo, sono molto internazionali, sono presenti in un'ottantina di paesi, sì, giusto? Più di 80 paesi, quindi non è tutto, sì, non è tutta opera mia. Sei uno degli anelli. E l'obiettivo era proprio quello, cioè ci siamo resi conto che nell'ambito dell'energia la mobilità elettrica sta diventando o diventerà un settore principale o preponderante, e quindi per la nostra azienda era un'opportunità molto importante. Volevamo però un approccio che fosse molto rivolto al servizio al cliente, e questo l'abbiamo trovato nel progetto Yes, e al quale cerchiamo di dare invece quella sinergia tecnologica e industriale per permettere all'energia di essere fruibile più ampio numero di occasioni possibile, quindi portare l'energia anche in luoghi dove oggi magari non arriva con la dovuta o con la necessaria potenza o disponibilità. Noi negli ultimi anni abbiamo sviluppato soluzioni sia per l'energia rinnovabile che per i sistemi storage, e quindi siamo riusciti a portare l'energia con soluzioni che vengono definite mini grid in aree remote del mondo. Quindi energia sostenibile, esatto, quindi andare ad alimentare un ospedale in Etiopia piuttosto che in Eritrea o in Kenya, e quindi abbiamo detto questo concetto sicuramente sarà un acceleratore anche per la mobilità elettrica, e quindi abbiamo deciso di investire nel progetto Yes e di entrare appunto in questo settore interessantissimo. E oggi quello che vorremmo fare è proprio questo, quindi abbiamo delle soluzioni che permettono di installare un punto di ricarica, una colonnina in vari contesti. Quello più challenge, sì, è l'area di servizio. Eccoci, allora parliamo proprio quindi del terzo prodotto. Stiamo parlando di un qualcosa che su cui si affacciano in tanti distributori, quindi che stiamo parlando di grandissime aziende, ma anche di piccole aziende, anche in particolare italiane, che hanno una rete di distributori di carburante. Bene, la colonnina di ricarica com'è? Come deve essere? Quale deve essere la potenza? Come la vedete voi, e soprattutto come si svilupperà? Perché se è vero che sta diminuendo la richiesta di carburante tradizionale e aumenterà di conseguenza anche quella di carburante alternativo, compreso quello elettrico, bene, la sfida per questi distributori quali deve essere?
La sfida è cercare di avere delle soluzioni che alla fine non si allontanino per quanto possibile dal servizio che oggi i distributori danno ai loro clienti. Questo è importantissimo, cioè l'utente elettrico non è un utente di per forza iper esperto, anzi la cosa che ci auguriamo è una cosa che sta finendo, è quel nerdismo, passatemi il termine, per cui i primi, anche noi compresi ovviamente, utenti di mobilità elettrica sono dei super esperti. Mia mamma ha 72 anni, sto portando sempre questo esempio, no? Mia mamma ha 72 anni e adesso si appresta a prendere un'auto elettrica, questo è assolutamente vero. Quindi mamma Vittoria, pur avendo un figlio comunque in questo settore, diciamo che non è che tutti i giorni sono stato a farle i massimi sistemi su come funziona, deve approcciare nella maniera più opportuna e nella maniera più tranquilla alla mobilità, senza essere sconvolta da questo passaggio tra benzina e mobilità elettrica. E quindi l'approccio semplicistico è sicuramente vincente. Intuibile deve essere, intuibile, e facile. Facile e molto in linea con quello, esatto, che era già fare il pieno. Oggi fare il pieno di energia elettrica dovrà essere sempre più simile a fare il pieno che era prima, appunto fare il pieno con la benzina. L'interoperabilità, sostanzialmente. Bisogna specificare che noi possiamo proporre, il nostro cliente è il gestore della colonnina e possiamo proporre un servizio di sosta con ricarica, più o meno rapida, però sempre il servizio di sosta, quindi non possiamo dire che noi vendiamo energia. Chiaro, questo si sicuramente vende, esatto, e questo dipende dal gestore, da che cosa ha in mente il gestore per il proprio cliente. In un'area di servizio la cosa che sarà vincente è proprio la rapidità, direttamente proporzionale a un concetto ecosostenibile anche dell'erogazione, ma anche in termini di efficienza energetica. Questa è, secondo me, la verità. Quindi l'interoperabilità e questi due concetti sono quelli che poi andranno sicuramente ad essere utili sia all'area di servizio autostradale, ma soprattutto a quella cittadina che di grandi potenze non se ne può permettere, chiaro. Quindi un altro aspetto importante è: quanto ci costa oggi avere l'energia pulita per la ricarica? Perché ovviamente è una cosa che è sempre richiesta, ma l'energia per alimentare queste colonne com'è, di cosa stiamo parlando, perché ovviamente se no spostiamo il problema. Bene, tanti operatori ovviamente hanno scelto energia solo rinnovabile, ma è conveniente? Ma la risposta è sì. Poi non credo che si possa entrare in numeri precisi a riguardo, però sempre per fare esempi, l'esempio è quello delle mini grid. Cioè si fanno le mini grid con sistemi ibridi, con solare o batterie, e il generatore diesel, se è presente, è solo considerato come un backup, e questo si fa non solo perché è sostenibile a livello ambientale, ma perché è sostenibile in primis a livello economico. Economico, bravissimo. Questo è quello. L'energia rinnovabile è sostenibile. È assolutamente sostenibile. E l'Italia questo non è seconda. Ma adesso ci arriveremo. Bellissimo. Ci arriveremo, già si parla di tutti i vari decreti che stanno uscendo proprio adesso, proprio perché l'Italia vada a colmare quel gap di produzione di energia che ci si aspetta nel prossimo futuro con fondamentalmente energie rinnovabili. Questo è non sono, quindi non siamo competitivi, noi, con le rinnovabili, ma i più grossi player al mondo parlano di decarbonizzazione, senza fare nomi, certo. E quindi quello è, quindi andrai a spegnere determinate centrali per investire in impianti di energie rinnovabili. Questa è la tendenza, e lo si fa, ripeto, non solo perché è sostenibile a livello ambientale, ma perché è sostenibile a livello economico, se no non lo farebbero. Assolutamente. L'energia, ricordiamoci sempre, l'energia principale è quella del sole, muove tutto, quindi dall'eolico, il fotovoltaico, il geotermico, qualsiasi cosa dipende dall'energia solare. Come vedete voi lo sviluppo, ad esempio, proprio dell'energia fotovoltaica? Quindi si stanno aumentando l'efficienza dei pannelli solari, aumenta la produzione, è una produzione, come sappiamo bene, intermittente, ma abbastanza programmabile da quella che può essere lo spettro di kilowattora prodotti all'anno.
Come vede Yes Energy l'energia fotovoltaica? Sul fotovoltaico giochiamo un po' più in casa perché è dove abbiamo più esperienza. Come Friem, certo. come gruppo. Come gruppo. L'energia del sole c'è e abbiamo già detto che è anche economica oggi, quindi è viable a livello di investimenti e poi di utilizzo negli anni a seguire. Noi, proprio per l'esperienza che stiamo avendo, vediamo che l'energia rinnovabile, in particolare solare, ma anche l'eolica, devono essere abbinate però a sistemi che permettano la gestione dell'energia. Quindi oggi abbinare il sistema storage è un qualcosa che permette la diffusione sempre più spinta dell'energia rinnovabile, senza onestamente la vedo molto più dura. E questo peraltro va assolutamente a braccetto con quanto abbiamo detto prima, che i sistemi storage possono essere un grande aiuto per la diffusione della ricarica elettrica. Quindi alla fine noi vediamo un sistema che è veramente molto integrato, dove l'energia rinnovabile e i servizi che l'energia dovrà erogare un domani, tra cui delle ricariche che anche quelle non saranno programmabili o difficilmente programmabili, avranno bisogno di questo buffer dato dai sistemi storage. E noi stiamo investendo tanto proprio in queste soluzioni, noi insieme ad altre, ci tengo a dirlo, insieme ad altre società italiane, quindi anche fare un cluster, diciamo, di società italiane, esatto, e noi siamo italiani al 100%. E questo è introdotto un argomento che mi piace, cioè fare rete. Io spesso dico, ho detto nei video, ma lo dico anche spesso, lo scrivo, che dobbiamo creare una lobby. Cioè l'elettrico oggi è stato vissuto molto come, soprattutto quello della mobilità, in qualcosa in cui ognuno metteva un suo know-how e aveva la sua attività, no? Qui c'è bisogno di creare una lobby forte sull'elettrico che invece faccia collaborare più in realtà. Voi avete delle collaborazioni, quindi vi volete parlare di qualche collaborazione particolare o piuttosto che una collaborazione futura che arriverà con altre aziende o altre realtà no profit, piuttosto che progetti particolari in cui c'è questa unione di capacità, unione di competenze. Sì, in questo momento stiamo lavorando più a sinergie, diciamo, tecnologiche o di prodotto. Certo, in questo caso noi stiamo più collaborando con società con le quali possiamo andare a completare l'offerta che forniamo ai nostri clienti. Non ultima quella con Ascol per sì, quanto concerne la distribuzione, se vogliamo, dei veicoli elettrici, che per quanto sono complementari, noi abbiamo scelto invece di avere una sede normale d'uffici, una sede al pubblico con 5 vetrine. Dove si trova questa sede? In Viale Piceno, angolo via Archimede, quindi zona Piazza Dateo. A Milano. A Milano, l'ho dato per scontato, invece no. E questo è importantissimo perché noi conosciamo il cliente che entra, e chi entra con le domande più disparate. Quindi voi avete un bello ufficio open space visibile. Sì, visibile, esatto. Quindi come cliente vedete voi vedete cliente, esatto. E la mobilità fuori dall'ufficio, esatto. Quindi questa apertura alla città tra l'altro che sull'elettrico effettivamente sta facendo la differenza. Mi parlavate di Ascol, sicuramente player importante, dietro di noi qui c'è Mimoto con, yeah, giustamente un Ascol, uno scooter che ha fatto un po' la differenza, sta facendo la differenza anche in urbano. Mobilità leggera a due ruote, e ora siamo qua con anche la proposta professional, cioè le società di delivery per esempio. Perfetto. Che iniziano a utilizzare i mezzi elettrici. È uno stile di vita. L'elettrico è uno stile di vita, giusto? È veramente così. E l'ultimo dato, chiudiamo con una battuta, è che comunque ricordiamoci che anche il veicolo più efficiente a scoppio butta sulla strada il 30%, neanche il 30% di quello che noi abbiamo introdotto nel serbatoio. Quindi cominciate a ragionarci anche su un discorso non solo economico, ma di soddisfazione. Grazie veramente per il vostro contributo. Grazie. A prestissimo. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao.
Ed è tutto per questa puntata di Dez Mobility Radio. Ci vediamo al prossimo appuntamento proprio con altri interventi che abbiamo registrato durante Dez Mobility. Ciao!